da diversi giorni. Se posso permettermi, io non sovrapporrei, come ha fatto il collega Vito, questioni di giudizio sulla situazione del comparto sicurezza alla solidarietà per una persona che non è stata bene. Lo dico perché non condivido alcune delle cose che sono state oggetto di questa battaglia non violenta del segretario del Sindacato Autonomo di Polizia, lo dico perché in questi anni, proprio su quel tema del finanziamento, miglioramento, dell'equipaggiamento delle forze dell'ordine, questo Parlamento e questo Governo molto hanno speso. Oggi è il giorno della vicinanza a chi è stato male, dell'augurio della pronta guarigione e della speranza che possa interrompere questa forma di protesta non violenta che evidentemente il suo fisico non ha retto dopo così tanti giorni. Ci saranno altri giorni in cui parleremo anche con il collega Vito del merito delle cose che lui ha detto, senza sovrapporre le due questioni. Grazie. La ringrazio, onorevole Fiano. Sullo stesso argomento il presidente Rampelli, l'onorevole Caparini, poi chiudiamo. Grazie Presidente. Penso sia importante che quest'Aula dia un segnale univoco indirizzato verso il Governo e verso le istituzioni repubblicane tutte, perché l'episodio accaduto a Gianni Donelli, al di là di questo malore, dal quale ci auguriamo, esprimendo contestualmente la solidarietà di Fratelli d'Italia per questa battaglia, penso che Gianni Donelli abbia comunque, con il suo sciopero della fame, durato 43 giorni, manifestato un disagio e questo disagio non sia stato colto in maniera adeguata da parte delle istituzioni. Non è la prima volta che capita, lo voglio dire con il minor tasso possibile di polemica. Penso che chi rappresenta con poteri esecutivi il popolo italiano al governo della nazione e chi rappresenta con poteri di diversa natura il popolo italiano in contesti ancora più elevati, mi riferisco in particolare al Presidente della Repubblica Mattarella, in alcuni momenti particolari debba capire che bisogna agire preventivamente prima che le cose vadano a sedimentarsi e magari a sfociare anche negli episodi che stiamo commentando qui, che mettono a repentaglio la salute delle persone, mentre svolgono comunque azioni di denuncia, di impegno civico e sindacale, che sono comunque il sale della democrazia. Ricordo e concludo che più volte Gianni Donelli ha chiesto udienza al governo, al ministro degli interni. Ecco, noi ieri abbiamo fatto una conferenza stampa, mi conceda soltanto pochi secondi, Presidente, le chiedo scusa, in questa conferenza stampa avevamo preso impegno a sollecitare un incontro tra Gianni Donelli e il governo stesso, in seguito al quale magari questo sciopero durato 43 giorni, questa forma di protesta non violenta ma comunque bestiale, potesse estinguersi. Ogni tanto, questo è il segnale che lancio anche alla maggioranza, sapendo perfettamente che è sensibile quanto noi rispetto a questo genere di manifestazioni di proteste, alcuni processi andrebbero con un po' di sensibilità in più anticipati. Grazie, Grazie. la ringrazio onorevole Caparini, poi chiudiamo. Sì, capisco il fastidio di alcuni colleghi della maggioranza, ma se il segretario generale del SAP è stato male a seguito di uno sciopero della fame che ha intrapreso, scelta evidentemente determinata e coraggiosa, per far sì che un rappresentante del vostro governo gli desse ascolto e desse ascolto a quelle che sono le istanze legittime che il Sindacato Autonomo di Polizia, a nome e per conto di tutti gli operatori delle forze di sicurezza, continua nell'assoluto silenzio generale.